Ed eccoci qua per la decima volta, benvenuti, il più cordiale benvenuto da Pierluigi, da tutto quanto lo staff del Bitonto Blues Festival! Anche il Bitonto Blues Festival, nella sua decima edizione, è giunto al termine, con una proposta in questo 2023 molto più ampia ed articolata, svoltasi dal 31 agosto al 3 settembre. Quest'anno sono state coinvolte ben 4 location, una delle quali nella frazione di Mariotto, in accordo con la volontà dell'amministrazione bitontina, per allargare la platea dei fruitori e coinvolgere altri luoghi caratteristici del paese. Il Bitonto Blues Festival si è svolto presso i Giardini Pensili della Curia Vescovile, in Piazza Roma a Mariotto, in Piazza Cavour e infine sullo storico palco di Piazza Cattedrale nel cuore della città degli Ulivi nella sua ultima serata. Una edizione che ha soddisfatto gli amanti storici del blues e anche chi si è avvicinato con curiosità per la prima volta. Un crossroads che ha impegnato non poco lo storico direttore del Blues Festival, Beppe Granieri. Sicuramente un bilancio positivo per tutte e quattro le serate. Aspettato e inaspettato in certi casi. Bellissima la prima serata ai Giardini Pensili, un posto che ha lasciato a bocca aperta soprattutto i forestieri, che ricordiamo essere di solito il 60-70% del pubblico del nostro festival. È stato bello andare in posti diversi e far conoscere al pubblico del Bitonto Blues Festival diverse scenografie della nostra città. Bitonto Blues Festival ha una caratteristica, quella di aver opzionato gli artisti fino al 2026 per ora. Si spera di iniziare a muoversi per capire se ci sono le potenzialità, ovviamente mi riferisco soltanto a quelle economiche, dal punto di vista del partenariato privato. Io ce la metto sempre tutta, mi rimetterò di nuovo in gioco, mi rimetterò in moto per poter, spero, organizzare anche la prossima edizione, la 11ª edizione del Bitonto Blues Festival 2024. Vedremo se sempre ancora in Piazza Cattedrale, come tutte le altre edizioni, tranne la decima, o se creare delle novità di volta in volta. Lasciamolo un segreto, o meglio ancora, un qualcosa da costruire. Di rilievo, come sempre, il cast artistico, che ha visto musicisti provenienti da tutta Italia. Mandolin Blues and River Blonde, Antonio Gambacorta Blues Trio, Enzo Tropepe, Mario Insenga e Dr. Sunflower Jack Band, Southern Wet e Maurizio Pugno Sacro Mood Project, presentati dallo storico conduttore dell'evento Pierluigi Maurizio e portato a termine, tra mille difficoltà del momento, oltre ad aver impegnato i collaboratori decennali del festival per mandare in porto anche questa edizione.